Adesso è il momento di un collegamento molto bello, importante per noi, soprattutto anche per la ricorrenza che cade oggi. Lo dicevamo già, lo diceva anche la collega Maria Pia Picciafuoco, i 2 anni dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Noi abbiamo proprio in collegamento da Kiev il direttore delle edizioni Frate Indovino, Paolo Friso. Buongiorno Paolo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno. Lascio anche a Maria Pia Picciafuoco la possibilità di salutarti e di entrare subito in connessione anche lei con te perché ti intervisteremo insieme. Buongiorno, buongiorno. Intanto vi dico che il Buongiorno. Premier Giorgia Meloni anche è a Kiev, quindi non so se avrete occasione di vedere magari qualche corteo di autorità. Ci sarà un illustre assente, si è saputo, a questo vertice che è Macron, che aspetta tutti a Parigi lunedì, ma in ogni caso oggi è un giorno in cui Zelensky sicuramente dirà delle parole molto incisive per ringraziare tutto quello che continua a fare l'Europa. Vi ricordo che solo a inizio febbraio sono stati stanziati altri 50 miliardi. Prego, a voi. Intanto Paolo Friso, direttore delle edizioni Frate Indovino, con Fra Carlo Maria Chistolini, responsabile della Fondazione Assisi Missio, è a Kiev per il secondo anno consecutivo per dare corpo a un progetto molto bello, importante, quello dal titolo Le Madri di Casa Padre Pio. Allora, Paolo, intanto ti chiederei com'è andato il viaggio, il lungo viaggio fino a Kiev, e poi ti chiederei di parlarci di questo progetto. Beh, il viaggio è stato lungo, ma tutto sommato confortevole. E quindi ringraziamo Dio, siamo arrivati, subito i frati ci hanno accolto. E siamo arrivati nella notte di ieri. Kiev ci ha accolto molto diversa dall'anno scorso. Anche parlando con i frati, che loro operano qui all'interno della comunità, la parrocchia cattolica. Cioè, ha ben 600.000 fedeli, perché sono poche le parrocchie cattoliche qui. Eppure, nell'arrivo di ieri sera abbiamo visto una profonda differenza rispetto all'anno scorso. Non c'è esercito, non c'è, perché il fronte si è spostato molto più a est. Però ho visto gli occhi tristi. Ecco, parlando con i frati, si è visto come la gente è stanca. 2 anni di guerra hanno fiaccato un po' anche questa città, che si è ingrandita tantissimo, è passata dai 3 milioni a più di 6 milioni, perché sta ospitando tutti gli sfollati che arrivano dalle terre di confine, dalle terre, diciamo, vicino al Donbass, dove si combatte. Grazie, La grazie. situazione. Sì, appunto, no, continuavo nel dire che la situazione obiettivamente è difficile. La coscrizione, diciamo, la ricerca di nuovi combattenti è forte, e non c'è famiglia che non abbia qualcuno al fronte, chi un marito, chi il fratello, chi il figlio, chi la sorella. E pensate che addirittura 3 frati della provincia sono stati arruolati forzosamente nell'esercito. Fortunatamente poi sono stati inviati come cappellani, però sono comunque al fronte, e questo anche la dice lunga sulla pressione che c'è. Ieri sera, mentre eravamo a cena, una cena del venerdì di Quaresima, ma mentre eravamo appena arrivati, è suonato l'allarme, eppure nessuno si è mosso. Ce ne siamo accorti noi che veniamo da fuori, però ecco, è come se ci fosse un'abitudine a questo stato di guerra. E purtroppo, ecco, è un'abitudine molto opprimente, che fiacca lo spirito e toglie la speranza. E noi invece speriamo che, ecco, che questa abitudine venga presto disimparata per un ritorno alla normalità. Intanto a Kiev, appunto, c'è una casa Padre Pio per tenere acceso un barlume di speranza. Che cos'è e che cosa si fa in casa Padre Pio a Kiev? Beh, è un'iniziativa molto bella che veramente noi
a nome dei lettori di Frate Indovino e dei Frate Cappuccini del Centro Italia, ci sentiamo, come dire, onorati di sostenere, perché è un progetto che è nato qui già dalla fine del 2014, mentre ha iniziato il conflitto, diciamo, nel Donbass, nelle regioni di Lugansk e Donetsk. E quindi già la guerra sono 10 anni e è nato un percorso terapico per le mamme che hanno perso un figlio in guerra. Immaginate il dolore e la sofferenza delle famiglie che si ritrovano a dover vivere un lutto o anche solo la mancanza di informazioni, quindi la perdita della speranza di poter rivedere il proprio caro. Ecco, i frati cappuccini qui gestiscono all'interno del complesso che vedete nelle immagini, che è grande, c'è una scuola per i più piccoli, il doposcuola per i bambini, la chiesa parrocchiale, ma c'è anche Casa Padre Pio, che è all'interno della quale vengono ospitate le mamme che hanno perso i figli in guerra per dei periodi residenziali e poi per dei momenti di collaborazione fattiva nel corso del tempo, e in questi periodi, affiancati da degli specialisti, il loro rapporto con i frati, quindi con la preghiera, la meditazione e poi con l'arte terapia, la musica, si rinfrancano e in qualche modo, soprattutto grazie alla fraternità, alla vita di comunità, ritrovano la speranza. Ecco, noi siamo venuti qui a portare il sostegno dei lettori di Frate Indovino e della provincia del Centro Italia dei Cappuccini, però siamo venuti anche a portare il sostegno anche ai frati per questa attività che veramente portano avanti in questi 2 anni di guerra e speriamo, ecco, che questa guerra cessi presto e si possa ripensare e riparlare di pace, perché abbiamo capito in questo tempo che non basta essere contro la guerra, bisogna operare per la pace, una pace fattiva, come peraltro ci ricorda il Vangelo di oggi, che è drammaticamente attuale. Amare i propri nemici, oggi abbiamo assistito alla messa in Ucraina, io ho capito poco, ma amare i propri nemici è veramente un andare controcorrente, veramente straordinario, è una grande testimonianza. E oggi più che mai abbiamo bisogno di andare controcorrente. Maria Pia. Sì, volevo chiedere due cose. La prima, se è d'accordo sul fatto che nonostante noi italiani spesso ci muoviamo, come dire, un po' sparpagliati dal punto di vista della generosità, perché poi vi dirò, c'è un coordinamento Caritas Internationalis che ci ha fornito proprio adesso dei dati imponenti su quello che si è fatto appunto per i profughi anche interni dell'Ucraina e soprattutto per tutti coloro che purtroppo sono ancora oltre confine. Però appunto, cosa ne pensa lei di questo nostro modo italiano di dare una mano, che comunque è molto concreto ed è anche, credo, cioè riesce a sottrarsi dalla politica, che spesso organizza, ma le risorse le spreca anche. Cosa ne pensa lei? È che la politica quando parla di pace al massimo, questo comunque è meritorio, gestendo una equidistanza tra le parti. Ecco, noi abbiamo visto, un po' il terzo settore, soprattutto l'aiuto che la Chiesa Cattolica attraverso le varie denominazioni, gruppi e associazioni riesce a fare, porta invece che essere equidistanti a essere equivicini. E questo è bello perché è davvero un ponte di pace. Così anche i cappuccini della custodia di Ucraina hanno dei conventi, 7 conventi in Ucraina e 2 in Russia. È veramente un ponte di pace perché sono equivicini, aiutano le popolazioni. E questo è il vero modo di fare la pace. Grazie, non solo per la sua risposta, ma grazie per tutto quello che fate in particolare. Davvero, perché ci date questa forza di andare giorno dopo giorno a portare una linfa di speranza, perché c'è troppa, anche nel sistema mediatico, c'è troppa prevalenza dei nuvoloni all'orizzonte, che è vero, ci sono, però noi invece dovremmo stare con un orizzonte più prossimo, quello appunto che voi ci insegnate. Grazie.
Io intanto, Paolo, volevo chiederti prima dei saluti, no? A cui del resto pure ci apprestiamo, come trascorrerete lì i prossimi giorni? In questi giorni è in corso una delle sessioni di convivenza delle madri, sono 20. Oggi c'è la parte col fisioterapista e la parte più di cura della persona. Domani ci sarà il momento forse più emblematico, il momento veramente, ecco, vedo le immagini della pittura, mi viene da dire iconico, perché è il momento in cui le mamme si ritrovano in cucina e preparano assieme il piatto che piaceva al figlio, e mentre lo cucinano, ne parlano, ed è un momento veramente catartico, un momento in cui si aprono, possono andare a grattare nel fondo. Ecco, domani trascorreremo il giorno con loro e fino a lunedì staremo con le mamme per poi ripartire la sera e rientrare in Italia. Saranno giorni molto intensi e anche molto commoventi. Bene, e noi siamo veramente felici di aver potuto raccogliere questa testimonianza dalla tua viva voce. Paolo Friso, direttore delle edizioni Frate Indovino, in questo momento in diretta da Kiev per raccontarci del progetto Le Madri di Casa Padre Pio. Io ci tengo a ringraziare anche Ida Casciani che ha favorito questo collegamento, questa intervista. Paolo, quindi vi auguro una buona permanenza a Kiev e un buon lavoro. Grazie, grazie. Buona giornata. Siamo con voi. Grazie.